Ciao ragazze, oggi è una giornata un po' nuvolosa, quindi il sole andrà e verrà tutto il tempo, ma non vi devo far vedere dei colori particolari, ma vi voglio parlare oggi delle scoperte e dei prodotti top dell'ultimo periodo, tutti bio. Ultimamente ho notato che nel mio canale è da tantissimo che non faccio un video specifico sui prodotti bio, a parte gli haul, e quindi ho pensato di fare questo video per consigliarvi alcuni prodotti che mi sono piaciuti tantissimo ed altri che sono veramente delle bellissime scoperte dell'ultimo periodo. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è un prodotto top dell'ultimo periodo che mi sta piacendo tantissimo ed è l'impacco capelli rivitalizzante alla passiflora di Mater Natura. Questo mi era stato inviato circa a metà luglio ed è un impacco studiato apposta per il periodo estivo, quindi per i capelli danneggiati dal sole, secchi e sfibrati, però ovviamente potete utilizzarlo tutto l'anno. All'interno è fatto così, questa è la quantità che io ho utilizzato, mi piace tantissimo, ha un'ottima profumazione, toglie tutto il crespo e lascia i capelli morbidissimi, veramente morbidissimi, districati. Questa maschera mi ha fatto rinascere i capelli perché ultimamente li avevo davvero molto molto secchi, soprattutto per le punte, per un prodotto di cui vi ho già parlato in un altro video, e grazie a questa ora li ho morbidissimi, veramente sono rinati. Io la utilizzo come proprio c'è scritto qui, dopo lo shampoo, lascio agire 5 minuti, la metto solo sulla lunghezza e poi appunto risciacquo il tutto e mi lascio i capelli favolosi, mi piace tantissimo. Io di Mater Natura avevo utilizzato la maschera che avevo comprato, la maschera e semi di girasole se non ricordo male, quella non mi era piaciuta molto perché non era adatta per i miei capelli, insomma non me li districava, ma soprattutto era abbastanza pesante quella, invece questa l'ho trovata più leggera, ma allo stesso tempo lascia i capelli morbidissimi, favolosa. Un prodotto scoperta dell'ultimo periodo è questo scrub al caffè di Nakomi. Questo non più che altro è un peeling al caffè e appunto è a base di caffè robusta e oli spremuti a freddo. È uno scrub un po' diverso dal solito, non solo per la confezione appunto fatta in questo modo di cartone, ma proprio perché all'interno sembra quasi caffè, profuma anche di caffè, veramente ha un profumo favoloso di caffè, è fatto così e devo dire mi sta piacendo tantissimo, anche se è un po' scomoda la confezione, devo dire la verità, perché comunque in doccia si bagna essendo appunto di cartone. Lo voglio travasare per metterla in un'altra confezione, ma devo dire che come prodotto mi sta piacendo moltissimo. Io ne prendo un pochino, lo massaggio su tutto il corpo, soprattutto insistendo nelle zone critiche, cosce, glutei, eccetera, su pelle bagnata e lascio agire 5 minuti. Qua c'è scritto di lasciarlo agire dai 5 ai 10 minuti, io lascio agire solo 5 minuti e poi risciacquo il tutto e mi lascia la pelle liscissima, veramente liscissima. Questo prodotto tra l'altro è vegano, naturale, fatto a mano e c'è scritto che è anche efficace, quindi è un'azione intensa, anticellulite e rassodante. Per questa azione, diciamo, intensa e rassodante, anticellulite, vi farò sapere più avanti, ovviamente. Questo qua l'avevo preso sul sito di Nakomi direttamente con una promo del 40% quando c'era quest'estate la promozione. Un altro prodotto scoperto dell'ultimo periodo che mi sta piacendo è l'olio anticellulite della Sien, che comunque questo è famosissimo, l'ho comprato alla Lidl, come vedete l'ho utilizzato poco, ecco perché lo metto tra le scoperte. Ed è appunto un olio anticellulite, qua dice non so anche per l'anticellulite come si comporta, questo lo vedremo più avanti. Però appunto lo sto usando dopo la doccia su pelle bagnata, ne prendo un pochino, due o tre spruzzettini, lo massaggio su tutto il corpo e lascio la pelle morbidissima. E ve lo volevo comunque per il momento consigliare, anche perché costa pochissimo, lo trovate alla Lidl a 3-4 euro, quindi perché no? Quindi vi volevo dire che lo sto utilizzando, per il momento mi sta piacendo, poi appunto ne riparleremo più avanti successivamente. Un prodotto invece passando al make-up che mi piace veramente moltissimo, che mi sta piacendo moltissimo ed è un top, questo dell'ultimo periodo, è il correttore di Puro Bio della linea Sublime Line. Questo l'avevo preso un tempo fa, mi sembra all'evento di Genova, sì, quindi da farmacia Modena. Vi avevo fatto vedere anche un video, diciamo, mi preparo con voi con le mie primissime impressioni e l'avevo utilizzato solo sul contorno occhi. Mi piace sul contorno occhi perché non segna le rughette, si stende benissimo. Certo, dopo tanto tempo ho notato che il contorno occhi, diciamo, risulta un po' secco. L'importante è mettere sotto un contorno occhi idratante, quindi una crema a contorno occhi idratante. Ma questo prodotto mi piace veramente tantissimo sui brufoli. Sui brufoli li copre benissimo, rimane lì tutta la giornata, ovviamente tamponandoci sopra la cipria, ed è favoloso sui brufoli, quindi mi piace molto.
La confezione è fatta così. Io ho preso la colorazione numero 02, che è un giallino, che va bene sia per le occhiaie, che le mie sono tendenti al rosso violaceo, sia per i brufoletti. Ci sono tantissime altre colorazioni, c'è anche la 01 che è un più un illuminante. E insomma, ve lo consiglio perché finora devo dire che è tra i bio il miglior correttore. Altro prodotto top del periodo è la cipria minerale compatta di Liquid Flora. Mi era stata inviata tempo fa e devo dire che mi piace veramente tantissimo. Io ho la tonalità 01 ed è una cipria molto sottile, impalpabile, vi fa un effetto porcellana sul viso e minimizza i pori. E ha anche un effetto abbastanza matificante, quindi devo dire che, vabbè, vi faccio lo smaccio, non si vede niente, è il mio colore di pelle. Devo dire che come cipria è veramente ottima. Tra i prodotti Liquid Flora che mi avevano inviato, questa qua è quella che mi è piaciuta di più in assoluto. I prodotti Liquid Flora non sono proprio economici, però devo dire che questa, vale assolutamente la pena. Un prodotto che invece metto tra le scoperte, perché ce l'ho ancora da poco, è la crema eterea di Neve Cosmetics. Questa è una crema, protettiva per pelli grasse. Io comunque sapete che ho una pelle mista, in inverno più appunto che si lucida di più, e questa non mi dispiace affatto, mi sta piacendo, la metto tra le scoperte proprio perché una crema viso secondo me va assolutamente testata in tutte le stagioni, quindi la testerò anche in inverno e poi appunto ne riparleremo successivamente, però per il momento mi piace, ha una consistenza molto leggera, si assorbe in fretta, proprio in fretta, vedete? Idratante, ma non per il momento almeno non butta fuori lucidità o cose del genere. L'unica cosa è che ha una profumazione molto molto dolce. Mi piacciono le profumazioni dolci comunque in una crema, però forse questa è un po' troppo forte, ecco, come profumazione. Non a tutti potrebbe piacere, forse, ecco, questa profumazione è un po' troppo forte, però appunto ne riparleremo successivamente. Questo è tutto, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia fatto scoprire nuovi prodotti. Ovviamente ci teniamo aggiornate per quanto riguarda i prodotti scoperta e noi se vi va ci vediamo alla prossima.